Ciao amiche e ciao amici, come far eccitare un uomo? Molte donne sbagliano da questo punto di vista perché utilizzano prevalentemente l'aspetto meccanico. È evidente che da un punto di vista meccanico, diciamo così, quindi attraverso il contatto fisico, si produce meccanicamente, fisiologicamente nel maschio un'eccitazione. E si può arrivare anche ad avere un orgasmo, ma il piacere non sarà molto intenso a meno che non ci sia un'eccitazione ulteriore. Questa eccitazione ulteriore è come un amplificatore di piacere, e questo amplificatore di piacere non è prodotto meccanicamente, non è prodotto da diciamo, un approccio fisico. Ma avviene esclusivamente a livello mentale, a livello di fantasia. Quello che deve imparare a fare una donna è quello di amplificare quelle che sono le fantasie del maschio, andare a incarnare quelle che sono le fantasie più nascoste, nel senso di non espresse, perché tutto ciò che non è espresso, è molto forte dentro di noi e quindi la capacità di incarnare, diciamo così, la fantasia prevalente di un maschio, permette di far crescere moltissimo l'eccitazione. E tutto questo può essere messo in atto, ad esempio, attraverso un gesto, attraverso un tono di voce, attraverso un atteggiamento, ad esempio, attraverso un atteggiamento o di sottomissione, o un atteggiamento di dominazione, a seconda di due fantasie. Una fantasia tipica, diciamo, ad esempio, è quella legata all'essere dominati o al dominare. Quindi avviene una percezione proprio a livello non verbale, quindi basta un atteggiamento della donna sottomesso oppure dominante, a seconda dei casi, che scatena istantaneamente tutta una serie di ancoraggi emozionali nel maschio, per cui l'eccitazione va subito alle stelle. Non è neanche il caso di, come dire, andare a ricreare un gioco, un teatrino dove si mette in scena qualche cosa, perché a quel punto lì, nel momento in cui si mette in scena qualche cosa, si passa a un livello logico-razionale, no? Quindi si razionalizza un po' la cosa, per cui perde un po' di intensità. Invece basta un gesto, un atteggiamento, un tono di voce, in un senso o nell'altro, cogliendo il senso giusto ovviamente, e si genera subito un quid di eccitazione molto forte che produrrà poi molto più piacere, un piacere molto più intenso rispetto a quello che normalmente si produce meccanicamente. Questo andrà a generare un coinvolgimento maggiore, perché la sessualità non verrà soltanto vista come un qualcosa di istintivo, cioè non sarà soltanto la parte istintiva andare alla ricerca di quella persona come erogatore, come erogatrice di sessualità, ma sarà anche la parte emotiva, e questo renderà il tutto molto più appagante e molto più intrigante. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di postare una domanda nei commenti, mi raccomando nei commenti ai video e ti farò un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!